La nazionale femminile italiana di basket sorde torna dopo quasi 10 anni nella sua Pesaro, città in cui è nata. Il 7 di agosto le azzurre silenziose scenderanno in campo per un amichevole contro l'Olimpia Basket Pesaro, a culminare un progetto volto a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa delicata e intraprendente realtà. L'occasione è questa per riportarla dopo che ha vinto la medaglia d'oro all'Europei e la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Sarà a Pesaro il 7 di agosto alle ore 18 nel campo all'aperto della parrocchia di San Carlo Borromeo a Pantano. L'ingresso è gratuito. Il memorial è Giovanni Ranocchi, il nostro primo sponsor e ancora attuale sponsor perché la figlia continua le sue gesta. La famiglia Ranocchi è vicina alla nazionale dagli albori. E quindi è un omaggio, un ricordo a Giovanni che ci ha sostenuto dall'inizio quando ancora eravamo scarse. Il 7 di agosto c'è questo appuntamento importante, siete main sponsor, ma lo sentite vostro anche perché è il primo memorial di vostro padre. Sì, il primo memorial Giovanni Ranocchi, Beatrice e Elisabetta da tempo mi dicevano per ricordare tuo padre sempre legato così allo sport, così legato alla squadra, quale cosa migliore che giocare una partita in sua memoria. Quindi questo veramente è una cosa che a me e a tutta la mia famiglia fa molto piacere perché veramente sarà un momento comunque di scambio, di crescita, di visibilità per la squadra che ne ha tanto bisogno di essere sostenuta e conosciuta. Noi appunto l'abbiamo sempre fatto, mio padre l'ha sempre fatto dall'inizio e continuiamo con tanto entusiasmo. Anche con altri progetti poi in futuro. E per quanto riguarda il basket sord, sì, siamo già determinati a seguirle per i prossimi anni, quindi andremo di nuovo agli europei, ai mondiali, abbiamo già le idee molto chiare. Prima di tutto è un progetto donna e quindi sosteniamo le donne che ancora oggi viviamo in delle situazioni complicate, ne sentiamo tutti i giorni. Voi come televisione raccontate questi a volte disagi. Questo è un progetto che mi è piaciuto molto sin da subito, l'ho pensato e l'ho voluto e l'ho sostenuto andando anche un po' contro a volte a qualche pensiero che non voleva che sostenessimo una squadra femminile, persone che si autofinanziano perché non hanno finanziamento. Chiamiamoli tra virgolette statali, e quindi bisogna supportarle e incitarle a vincere sempre di più. Invito la cittadinanza a venire alla partita, anche perché per chi volesse può anche fare una piccola donazione affinché le ragazze possano sostenersi fino ai prossimi mondiali che saranno a Creta a giugno 2023. E le spese sono tante, quindi sì, anche un piccolo contributo per noi sarebbe importante.